Mi raccomando, parlare italiano. Italiano strettissimo, un bocciolo di rosa. Aspetta, non ne vai, vieni qua. Sogno emozionato, ma ti rende conto, Pirandello, lo Pirandello. Lo capisco, però spiccia di casa e nesci, facciamo mala figura. Dai, ripassa quello che gli vuoi dire, fai finta che ce l'hai in avanti. Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo, ma come si suol dire, audentes Deus ipse iuvat. La fortuna aiuta gli audaci. Ma c'è bisogno? C'è bisogno, c'è bisogno. Noi saremmo onoratissimi della sua pregiatissima presenza questa sera in teatro per la nostra prima. D'altronde tra colleghi. Ma che colleghi? Io siamo colleghi. Che collega sei? Quello è un genio, tu sei una cosa inutile. Io? Tutti e due. E poi il titolo, gli dobbiamo dire il titolo perché è importante il titolo. Ci rego io. Maestro, questa sera viene a vedere Cicciareggio e Petruzzo. No, glielo devi dire tutto. Picchio un attimo. La trincea del rimorso, ovvero Cicciareggio e Petruzzo. Amone, dai. Amone. Oh. Che succede? Hai paura? Non è paura. E allora? È dignità. Certe volte è meglio rimanere nell'ombra, nel silenzio. No, Frio, ma dici vero? Oh, ma siamo qua! Tanto lo so che il dramma che volevo non ci sarà mai.